la questione vennero chiamati insegni architetti e lui si intromise. Si intromise e costruì l'ultimo ponte, nel senso che quello che tuttora che ha resistito per moltissimo tempo, moltissimi anni, di tuttora esistente, che venne inaugurato nel 1926. Ponte in cemento armato, cinque travi fatte ad arco, dove per la prima volta Miozzi cominciò a capire però che il cemento armato non era così buono come sembrava essere. Cominciò a capire che il cemento armato poteva avere dei problemi che, se non attentamente conosciuti, avrebbero creato delle problematiche future. E secondo me l'idea di Miozzi fu proprio questa. Aver capito, anzi, partiamo da un concetto di statica, l'unico numero che oggi farò, una fune caricata con un carico dovuto al peso proprio si dispone secondo una linea che si chiama funicolare, è soggetta esclusivamente a trazione e funziona benissimo. Provate a pensare di lanciare questa fune, non è più una fune ma un arco. In teoria, al di là del componente di rigidezza del fune, che diventa come diventare una struttura che resiste, però se prima era soggetta sulla trazione, adesso diventa soggetta sulla compressione. Se questa struttura ideale funzionasse solo in questa maniera, il problema sarebbe risolto. Noi dovremmo mettere semplicemente tanti conci di pietra o di quello che volete, uno attaccato all'altro, non può succedere niente, non può venire giù, perché tutto l'elemento è compresso. È quello che noi ingegneri distinguiamo dalla trave. Quello che vedete sopra è un arco, vi dicevo adesso, è l'arco che segue questa ipotetica funicolare del carico, è sempre compresso, mentre in una trave con lo stesso carico avremo una parte compressa, la verde, e una parte tesa. Un funzionamento diverso, un funzionamento più complesso. Non c'è niente di male avere una parte tesa. Il problema è che devo trovare un materiale che resista alla parte tesa. Devo trovare un materiale che resista a trazione. E ahimè, a modatura a trazione non resista. Ma ahimè, neanche il calcestruzzo resiste a trazione. A meno che non chiamiamo questo signore. Questo signore è un ferraiolo che al cemento aggiunge del ferro e lo fa diventare cemento armato. Dove il calcestruzzo reagisce in quella parte sopra rossa e l'acciaio reagisce in quella parte sotto del diagramma che abbiamo visto sotto verde. Nell'arco, torniamo indietro, teoricamente dovremmo avere tutte le compressioni. Sì, ma per quel carico, se io costruisco il carico, l'arco, secondo una funicolare che però è diversa per ogni carico che è applicato al ponte, quindi nel momento che io vario il carico sul ponte non ho più un andamento che segue la funicolare. E ahimè, l'arco comincia a essere soggetto anche a sollecitazioni di trazione. Non solo, anche se ci fosse un arco e se avesse una forma tale del tutto immaginare che seguisse tutte le funicolari dei carichi, speriamo che Berlin non inorridisca in questa mia parola, ma cerco di parlare semplicemente, Miozzi, quale fu la sua grande intuizione? La sua grande intuizione fu di accorgersi che all'interno di questo materiale, che sia calcestruzzo o senza calcestruzzo, sorgivano delle tensioni parassite, che non erano conosciute, perché era conosciuto ancora poco il cemento armato. E queste sollecitazioni sono pericolosissime, perché il progettista incauto, ma incauto per tempo lo era per forza, perché non sapeva come che c'erano queste sollecitazioni, calcola alla volta, semplicemente considerando i carichi normali, i carichi peso proprio, i carichi accidentali che ci vanno sopra, non tenendo conto di queste equazioni interne ben controllate. Quali sono queste equazioni interne? L'elasticità stessa del materiale. Materiale, si parla di un modulo elastico, noi ingegneri, costante, ma il modulo elastico del materiale non è costante, varia nel tempo, a causa di fenomeni lenti che sono insiti all'interno del calcestruzzo. Ci sono poi le variazioni termiche, quelle giornaliere, giorno e notte, quelle stagionali, inverno, estate.
c'è un fenomeno che non è eliminabile nel calcio d'azzurro, il ritiro. Il ritiro cos'è? Una sollecitazione che nasce in assenza di sollecitazione termine, di sollecitazione esterna, scusate, anzi, non una sollecitazione, un'attuazione, è semplicemente dovuto al fatto che l'acqua del calcestruzzo durante la presa del calcestruzzo evapora, si ha una riduzione di volume che viene contrastata dall'armatura e quindi si creano degli stati di tensione interna non desiderabili e a quel tempo non conosciuti. E dopo c'è la possibilità che cedano le spalle, che ci siano degli spostamenti delle spalle del ponte, insomma tutte queste cose che adesso sono banali, diceva il sindaco, si mette a mano per compresso, adesso le cose banali non è proprio così, per fortuna è andato via, ma tutto questo provoca, era un mio compagno di scuola, tutto questo provoca una variazione della lunghezza della linea media dell'arco. Questa variazione della lunghezza, siccome ci sono due vincoli laterali, crea delle tensioni interne. Nascono quelle tensioni parassite di cui abbiamo visto prima. In realtà una quota di queste tensioni parassite la posso sapere prima. Io progettista a tavolino, alcune le conosco, quali sono? Quelle derivanti dai carichi fissi, quelle derivanti dal ritiro, che ormai adesso, ma già si era capito quasi subito questo fenomeno, creano delle situazioni che sono calcolabili, ripeto, a tavolino. Le variazioni termiche, ma nel senso, non variazione termica, quale? Quella tra la media annuale e quella del periodo in cui è stato costruito il ponte. Lo costruisco d'inverno, sto ponte d'estate, si allunga, si prova da fare. Ma questo è un fenomeno noto. Quello che non è noto è la parte incognita di queste deformazioni lente. Intanto quelle indotte dai carichi accidentali, i camion, le macchine che ci passano sopra, i carichi eccezionali adesso, non sappiamo, non siamo in grado di valutare a tavolino. Cosa cazzo progetti i ponti? Sì, faccio una statistica, so che statisticamente passano i ponti, ma non ho la certezza che siano sempre quelli, e alcune cose che hanno visto succedono. E dopo le variazioni termiche tra la temperatura annuale e quelle delle singole stagioni, la mamma dice sempre ti calci bene, non ti chiamati mai, ma per forza non c'è più la primavera. E allora queste cose non sono prevedibili a tavolino e quindi diventano imprevedibili. E poi qualcuno dice, bisogna risolverlo, se no ci sono problemi. E qui ho delle risorse, perché le risorse sto utilizzando Eugenio, mi pare che si chiamasse Eugenio, no? Non so il francese, credo che si dica quella parola lì, che vedete lì, Frassinè, nel quale cosa fece? Pensò di fronteggiare queste tensioni, queste equazioni che si creano, prevedendole prima. Cioè io applico delle equazioni uguali e contrarie attraverso un martinetto, per cui dopo queste equazioni si annullano. Ed era geniale. Fece di necessità o virtù un piccolo inconveniente di lavoro che gli capitò. Costruì questo ponte in Francia sul fiume Allier, si dice così, ponte importante, tre campate, 72 metri e mezzo la campata centrale. Appena finita la costruzione, questo ponte nella campata centrale cominciò a avere un abbassamento. Questo abbassamento preoccupò un po' pochissimo. Tant'è che i suoi scritti disse, sì, si rese conto che stava venendo giù poco, che occorreva prendere dei provvedimenti a questo proposito. E infatti lui scrisse, alla felicità di vedere il successo della costruzione, di cui tutti noi siamo orgogliosi, si sostituì ben presto un'assurda preoccupazione. Mi sembrava che le ringhiere del ponte, perfettamente dritte, al momento che fece la prova di carico, ma in realtà si accorse prima della prova di carico, assunsero una convessità verso l'alto, cioè il ponte si piegava e di concerto gli andò dietro il ponte. Cominciò a sudare. Allora cosa decise? È qui che nacque il metodo Frassinè. Andò lì, ci cacciò dentro dei martinetti in chiave, cominciò a spingere due volte che si alzarono, creò sostanzialmente, riportò il ponte nella configurazione originaria.
fu aiutato, insomma, Mazzucato non me la vorrà, dalle fondazioni possenti delle due figlie del ponte, che probabilmente furono in grado di sopportare questo incremento di spinta e restituì il ponte sano alla comunità. Ma siccome non era andato ieri, starà da qui la freccia di notte, la freccia di nascosto, per non allarmare il municipio di sta paese, Pont de Chaussée, cos'è? Perché altrimenti avrebbe rischiato carriera e fama. E se, quindi fu fatto senza interrompere il traffico e senza allertare le autorità locali, senza dare notizia dello stato dei ponti, che sembra da Frassinetti sia stato un maestro per quello che sta succedendo ai giorni nostri. Comunque, visti quello che sta succedendo proprio ai giorni nostri, non abbiate paura a passare sopra il ponte di Frassinetti, perché fu fatto saltare durante la seconda guerra mondiale e quindi quel ponte non c'è stato. Dottor Torato diceva, curioso, tanto curioso, lui guardò, era anche un po' piegolista, lui guardò con curiosità l'esperimento del francese e cercò di metterlo in opera, ovviamente modificandoli anche in Italia. Intanto li modificò, perché lui, in un ponte che vedremo adesso, dice, va bene, io ti spingo alle volte, ma perché devo darmi a rompere l'anima a spingere in chiave? Spingo agli estremi. Ottenne praticamente lo stesso risultato di avvicinamento delle basi delle due arcate del ponte, quindi imponendo al ponte quella deformazione che una volta realizzato avrebbe annullato, diciamo, tutte queste cose. Parassita. E questo sul sistema adottato su questo ponte in Val di Fassa, non so, ma c'è ancora, non c'è più, pazienza, ma fu il primo ponte che adottò, nel quale adottò questa tecnologia. Ma non gli bastò perché lui pensò, guarda, il metodo di questa deformazione sistematica di tipo francese non è detto che vada bene sugli archi, potrebbe andare bene anche per la struttura a trave. E infatti andò a Grigno, sul ponte sul fiume Grigno, quando aveva trovato in Valsugana, si è andata dopo Borgo Valsugana, terra vedente dopo la guerra, allora si trovò ad avere questo ponte. Sì, non c'è per niente. No. Ah, ok, adesso lo spiego. Perché lui è un visionario, ha detto il dottor Prof. È vero, un anticipatore, uno che prevedeva le cose, perché proprio su quel ponte lì mise in opera quello che ci chiede adesso il capitolo 8. Intanto tagliò i longheroni del ponte per fare lì che vedete. Tagliati i longheroni del ponte, prese una delle arcate dei due travi e le spinse, e alla fine ottenne un ponte che aveva una larghezza di 6 metri. Però cosa succede? Queste erano le travi del ponte. Erano travi dimensionate, se qualcuno si era andato a fare i calcoli, per portare un ponte che era largo 5 metri, che era largo 3,60 m. Non si mette, quindi andarono rinforzati. E come le rinforzò? Prese l'idea di Frassinetti e le adottò. Cosa fece? Caricò con i sacchi di sabbia le travi in acciaio, le incasserò e alla fine gettò il cacciaspuzza attorno a quelle travature in acciaio. Quando tolse i sacchi di sabbia, il ponte sostanzialmente, comincia a brumare, forse uno dei primi ponti precompressi della storia. Diciamo che eravamo all'alba del precompresso, fra l'altro con un effetto estetico anche tutt'altro che disprezzabile. Però le andava davvero l'altro dicendo di nozze, era quello di passare dal metodo di formazione sistematica in Francia al metodo delle lesioni sistematiche miozzi. Cos'è questo metodo? Intanto si tolse alcuni qualche sassolino delle scatole e disse, beh, è un metodo, rappresenta il desiderabile, ma bisogna avere soldi, bisogna avere capacità e bisogna avere i mezzi per praticarlo. Cercò qualcosa di più semplice, facilmente realizzabile da chiunque, da qualunque impresa, da qualunque tecnico. Cosa pensò lui? Lui disse, se io avvicino le due spalle dell'arco, cosa ottengo? Ottengo delle deformazioni che sono più o meno quelle delle crepe, delle fessurazioni che si aprono all'intradosso
in corrispondenza delle imposte e che si apre alle stradocce invece in corrispondenza della rotta. Nel momento che il ponte si carica, queste greppie vanno a chiudersi, quindi a dividersi. Poi fece il ragionamento in basso. Se io applico prima queste lesioni in determinati punti, quindi sistematiche per questo, nel momento che, avendo già impresso queste lesioni, nel momento che io disarmo la volta, queste si richiudono, non mi creano quegli stati di equazione tanto pericolosi che abbiamo visto prima. E la prima applicazione di questo metodo fu il ponte d'uso a Bolzano, che in realtà non è in pietra, anche se di rivestimento è in pietra, ma è un ponte in calcestruzzo costruito da due arconi laterali che vedete in questa foto, e collegato sostanzialmente a un impalcato per un altro che non sarà. Qui ci fu qua Miozzi. Diciamo, questo è il progetto del ponte. Vedete, c'erano dei grandi candelabri che servivano per l'illuminazione. I tempi erano quello che erano. La potestà: non mi piacciono i candelabri, voglio un piccolo fascio di un bel fascio con la pinetta sopra, 8 metri di altezza. Le fece mettere, e alla fine i risultati del ponte furono effettivamente questi: sono queste aquile imponenti, che al di là di tutti gli aspetti che oggi non dobbiamo certamente trattare politici, erano da simpatiche. Fra l'altro, perché il ponte doveva essere inaugurato in occasione del 9° anniversario sulla marcia di Roma, doveva arrivare i Caporioni, quindi vedendo queste aquile sarebbero stati contenti anche loro. Questa è l'altra vista del ponte d'uso con le aquile. Un brutto giorno, se voi passate adesso sul ponte che è lì, le aquile non ci stanno più. Vennero tolte nel 1974, Miozzi si incazzò come una bestia, e le tolsero, sono attualmente abbandonate nella giardineria della città di Bolzano. Chissà se dovrebbero, ho letto che dovrebbero invece portarle in un museo, eccetera, eccetera. Come funziona questo metodo? Funziona così. Viene realizzata la spalla. Dalla spalla, purtroppo non ho il mouse, non riesco a indicarlo, viene lasciato il farro soltanto nella parte superiore, il farro di chiamata soltanto nella parte superiore della volta, e viene messa una cutrella, che è quella rossa che vedete di traverso. Viene dopo gettato il primo concio, che avrà una cutrella anche lui, e queste due cutrelle vengono collegate da un tirante in acciaio, che è quello rosso. Una volta che il calciatruzzo ha cominciato a far presa, si cominciano a inserire dei cunei battendo da sotto a livello dell'imposta dell'arco, e dopo aver cominciato a inserire dei cunei piccoli si cominciano a inserire dei cunei un po' più grandi. Alla fine si raggiunge, al di là di millimetri, questo è il calcolo fatto da Miozzi quella volta, si riesce a creare quella rottura artificiale ma sistematica che vi ho detto prima. In chiave si fa l'esatto contrario: si mettono due cutrelle là sopra e si apre la fessura al di sopra del ponte. Si viene a creare quello schema che vi ho detto prima, per cui quando è avvenuta la maturazione e io tolgo la centina, le fessure si chiudono, ma non vengo a creare equazioni indesiderate, perché le lesioni le avevo già create. Vittoria. E veniamo a casa nostra. 1858. Voi sapete che non c'era nessun ponte fino a quell'epoca lì che collegasse la stazione di Santa Lucia, diciamo dove c'è adesso la stazione di Santa Lucia, con la riva di San Simeon Pico. Questa è la vista di allora. C'era l'unico sistema per attraversare, c'era il traghetto. Piegava anche relativamente poco, tra 5 minuti, però insomma dava un po' fastidio. Alternative qual era? Non è che ce ne fossero tante. Veniva a scampinare fino all'unico ponte sul Canale Grande, con fastidi che potevano essere più o meno importanti, e alla fine insomma si decise di chiamare sto anglofono, questo italiano inglese, che fece questo ponte. Ponte nel Bibbia, che ci ha parlato prima anche Marco. Orribile.
No, brutto, orribile. Tant'è che qualunque sovrintendenza, qualunque prefettura d'arte non potrebbe incazzarsi oggi vedendo questo ponte. La realizzazione del nuovo ponte, come anche quello dell'Accademia, che furono più o meno, se non ricordo male, furono più o meno nello stesso periodo, creò qualche scompenso anche a livello politico in città. Il Gazzettino di allora, i Fiori, disse, era un po', era a favore, prima era contrario, dopo è diventato a favore, allora poi si diceva no, il nuovo ponte non è solido. Fiori rispondono, per quanto abbiamo veduto noi crediamo che non solo i reggimenti di cavalleria potrebbero passarne sopra, ma anche bari, perché bari la parte ornamentale gotica è bella e non rompono le balle con gli anni che col nuovo ponte si vedevano togliere parte del lavoro di traghettamento. Questo padre disse, non ci siete mai, e quando ci siete siete dall'altra parte, e allora state zitti. Ma un bel ponte si fece, questo era il vecchio ponte Malville, che creava comunque problemi di passaggio, era basso, e quindi il nuovo ponte ebbe una freccia superiore. Questo è il progetto. Allora ce l'ha mostrato prima Malville, e realizzare un ponte di queste caratteristiche qui, 40 metri di luce, 80 metri, o più di 80 metri, 80 centimetri in chiave, è praticamente impossibile. Allora lui sarebbe, sarebbe tutto incapace a fare un cemento armato adesso su questa luce, ma quella volta farlo in pietra era cosa assai difficile se non usando il metodo delle lesioni sistematiche. Questa l'ha già citata Marco, è estremamente agile, è bello, ne agile sopracciglia, tutta un'altra roba. Questi sono i due fonti, nessuno mi può dire che la mia sarà quello che era stato, sarà quello che volete, sarà stato scorbutico, era più bello. Quindi aveva un senso artistico, non era solo un ingegnere. Questa è la litografia che si fece fare Miozzi per celebrare il ponte, fece il rendering, credo sia il primo rendering della storia, perché inserì il ponte nel contesto della Venezia del Settecento. Purtroppo non resistette, non me ne voglia la famiglia, a metterci la scritta veduta dal ponte Miozzi, detto della stazione e detto degli scalzi. Parla dell'ampiezza, 40 metri, si prende una licenza poetica sui 40 centimetri in chiave, che non erano 40 ma erano 80, e lancia la frecciatina, fatto col metodo di 10 anni prima che lo stesso sistema in Italia provenisse dai forestieri. Allora, insomma, queste sono le fasi di montaggio delle centine sul quale costruire il ponte. La centina realizzata, quello che è bello è che non fu mai interrotto il traffico su quel ponte. Grazie. Fabio, mi tocca dire qualcosa anche a me. Ponte dei Miozzi. I lavori cominciarono ufficialmente il 4 marzo, mercoledì del 1932, fu aperto pubblico il 28 ottobre del 1934. Due anni, dai. Non so se ci siano anche, adesso non vedo bene, ma speriamo bene. Ponte cominciò, dopo una lunga gestazione, nel 2007, e effettivamente si concluse nel 2009, con quell'apertura in sordina di notte, insomma, come voi forse ricorda, due anni che è qui. Insomma, ragazzi, capite le... al di là delle tecnologie, le modalità di calcolo che c'è di diverso dal povero Miozzi, la stima che ha fatto per tutto, vabbè, comunque non facciamo polemiche, e questo è il ponte Miozzi. Cosa ha fatto? Lui ha cominciato a mettere sopra l'accente nei primi due blocchi laterali, erano costituiti da sei conci ciascuna, dopo mise il tronco in chiave e dopo cominciò a costruire, a mettere giù gli altri ponti. Ma come fece nel ponte d'uso, alle imposte e in chiave, creò quelle lesioni sistematiche, che non ripeto, non sono lesioni in questo caso, sono messe lesioni in un punto ben preciso,
mettendoci prima una lamina di piombo per allargarla e dopo mettendoci uno spessore di piombo più grosso. Nel momento che, la stessa soluzione è fatta ovviamente chiave, nel momento che si doveva disarmare il ponte, queste, una volta disarmato il ponte, queste affari qui vennero tolti e si crearono quelle lesioni che andando a richiudersi, crearono quel metodo che abbiamo visto prima. Costruito nella prima metà degli anni 30, il ponte dei Scalzi non viene realizzato in cemento armato a causa della sua collocazione. Visionario! La durabilità delle strutture, se ne parla da qualche anno. Non so se Miozzi l'ha fatto apposta, non abbiamo, l'ha fatto anzi di proposito, ma senz'altro forse si è posto il problema di costruire un cemento armato con l'acciaio dentro, quindi un ambiente marino, salsedine, e quindi avrebbe avuto una vita forse limitata, se non adeguatamente manutenuto. E questo era il primo punto. E poi, altrimenti ci troviamo in queste condizioni. Sono quelle che vediamo, ahimè, ogni giorno. E non è solo in Italia, eh. Questo è un ponte in Canada, crollato nel 2000, nel 2006, e la causa fu proprio la corrosione del barro. Abbiamo visto questo, l'aveva capito, ma in più disse, senti, bisogna adattarsi all'ambiente. Siamo in una fase eutarchica, quindi non bisogna andare a comprare ferro all'estero, anche perché Vivo aveva appena cominciato a lavorare. E quindi non usò ferro, fece quel ponte lì senza un grammo di acciaio di armatura dentro. Chi fu Miozzi? Fu senz'altro un ingegnere. Ingegnoso. Potremmo chiederci se fu intrepido. Non lo so. Fu senz'altro un pioniere, però. E fu un pioniere in un momento difficile e con degli strumenti di calcolo a disposizione e di esperienze pregresse sul cemento armato che non esistevano o sulla pietra che abbiamo visto adesso. E in tutto questo, ce l'ha ricordato Maurizio, ce l'ha ricordato Rodin, fu anche poeta, scrisse questo, per esempio, all'amico Getty, scrisse questa roba qui: quando sul tempo lo avranno i fatti e di mia vita si è spente le fonti, molti di quelli che oggi non sono nati risaliranno ancora a questi punti. E chissà che in nome del passato, da tanto fra Giocondo e a Scamozzi, non si ricordi anche il mio casato, il nome del ingegnere Miozzi. Oggi, io senz'altro maldestramente, voi molto meglio di me perché avete usato la pazienza di ascoltarmi, speriamo di aver contribuito a questo ricordo. Grazie.